si utilizza l'assenteismo vergognoso dei parlamentari e anche le condizioni di privilegio, molte delle quali assolutamente ingiustificate, ingiustificabili, non interrogandosi su come riorganizzare il sistema della democrazia, della partecipazione, ma assumendo che il processo che è stato indotto nel corso di decenni di svuotamento dei meccanismi di partecipazione democratica e quindi di svuotamento perfino della forma partito, di squalificazione della forma partito. C'è da dire che i partiti hanno fatto il loro meglio per consentire, si sono autosvuotati. Assolutamente, assolutamente, perché nella ipotesi perversa dei gruppi dirigenti di difendere se stessi attraverso la riduzione anche delle forme di democrazia interna, di critica interna, di dibattito interno e comunque di verifica democratica a livello sociale, non c'è dubbio che si sono svuotati da soli. E siamo a questo punto. Allora, possiamo non collocare la questione del taglio dei fondi dell'editoria e quindi di non considerare la questione dell'attacco alla democrazia e alla partecipazione sotto il versante dell'informazione come un fatto decontestualizzato rispetto a un generale attacco alla democrazia è un generale processo di svuotamento della stessa? Io credo di no. Che noi siamo di fronte a questa realtà. C'è un attacco alla democrazia. E c'è un attacco alla democrazia perché la democrazia, allo stato delle cose, è incompatibile. E si sta dimostrando. È incompatibile con il sistema del potere che emana dai mercati e dai centri che appunto non sono democratici, non hanno alcuna legittimazione democratica. Io credo che questo sia il punto drammatico su cui riflettere e che potrà consentire di mettere assieme una strategia anche di culture diverse che si incontrano e si confrontano per ricostruire o per costruire una nuova democrazia e una nuova politica. Perché noi siamo in presenza dello svuotamento della democrazia, ma siamo in presenza della squalificazione, della morte della politica. Morte della politica che, ahimè, in gran parte è dovuta a processi di eutanasia, no? Ma che porta, per esempio, al fatto che mentre 40 anni fa un grande processo democratico, partecipativo, critico, riformatore portava allo statuto dei diritti dei lavoratori, oggi un gruppo di tecnici un po' arruffoni, devo dire, e asserviti a interessi non legittimati democraticamente, hanno messo 4 voti di fiducia su un decreto per cancellare un sistema di diritti. C'ha a che fare questo meccanismo perverso con il fatto che il programma di governo del paese Italia sia dettato da una lettera scritta dalla BCE?
e non da un programma legittimato dai cittadini attraverso un voto? C'ha a che fare questo con quanto ricordava Geppi, che utilizzando appunto le crisi indotte della democrazia e della rappresentanza si sta spingendo il Paese con il consenso di tutti i gruppi dirigenti verso un sistema ademocratico, verso un sistema nel quale chi governa è legittimato da poteri non democratici, ha mandati specifici da parte di poteri non democratici e non è sottoposto e non deve essere sottoposto alla verifica di poteri legittimati democraticamente. Lo svuotamento del Parlamento da questo punto di vista è totale e non avviene soltanto in Italia, no? Avviene in tutta l'Europa, Nel momento in cui un presidente come Papandreou, che certamente era una persona per bene, non era un ladro, non era un imbroglione, non faceva le feste nelle ville, non adottava il burlesque, era un uomo anche di cultura, democratico, riconosciuto a livello mondiale, pensa di sottoporre a un referendum la sua politica, quindi pensa di mettere in campo il livello più avanzato di partecipazione democratica nel rapporto tra società e potere, viene destituito, viene cacciato via e sostituito dal vice direttore della BCE. In Italia avevamo una situazione diversa, quindi il commissariamento è avvenuto grazie a questa mediazione del Presidente della Repubblica, che ha proposto il governo dei tecnici praticamente considerando che le elezioni avrebbero fatto male alla democrazia, e oggi si stanno votando norme che di fatto non solo svuotano la democrazia, ma la rendono inutile e perfino la fanno apparire un fatto di perversione, un costo inaccettabile per la società, un esercizio in contraddizione con le esigenze del mercato. Io penso che dobbiamo riflettere sul quadro, sull'insieme, perché l'attacco alla libertà di stampa, alla libertà di informazione, alle possibilità di fare crescere la partecipazione democratica e quindi la critica è un tassello di un meccanismo più grande. D'altra parte ci hanno insegnato che le norme di tutela e di salvaguardia della democrazia non sono norme che debbono servire le maggioranze, sono le norme che sono state inventate, servono per garantire le minoranze, per garantire la critica, per garantire l'opposizione. Quando si fa di tutto perché queste norme vengano abrogate e questo meccanismo di legittimazione del conflitto, della critica, viene considerato un fatto perverso e contrario alla democrazia, dire che siamo in presenza della costruzione di un regime ademocratico che risponde soltanto ai mercati e ai mercati finanziari internazionali, quindi risponde a piccolissimi, ristrettissimi centri di potere, dovrebbe allarmarci e facciamo bene a denunciare, a partire dalla questione dell'informazione, della libertà di stampa, questa involuzione. Grazie. Bene, grazie a Salvatore Bonadonna.
Adesso, in rapida successione, volevo chiedere a Gianfranco Spadaccia di portare un suo contributo sul tema, poi c'è il nostro amico Alfonso Ruffo, che è il direttore e editore del quotidiano Il Denaro, quotidiano economico, che opera su molti fronti e che in qualche misura anche dentro al meccanismo attuale della situazione. Voglio ricordare che abbiamo ricevuto l'attenzione, la solidarietà di Norma Rangeli del Manifesto, la quale oggi non poteva essere qui, ma che ha profondamente condiviso l'approccio che abbiamo dato con questo numero del mese, di Federico Orlando di Europa, e quindi, come si vede anche da posizioni diverse, esiste una convergenza relativamente al modo in cui abbiamo istruito questa riflessione nel contesto di un processo istituzionale, politico e anche storico, di cui in qualche misura ho dato rappresentazione prima e che ho visto condiviso appieno da Salvatore Bonadonna. Gianfranco Spadaccia. Ma io sono ormai un antico collaboratore di Quaderni Radicali, tranne brevissime parentesi, e quindi sono lieto di questa nuova esperienza, di questa nuova sperimentazione, di questo nuovo modo di proporsi attraverso il web. Sulla questione politica, che mi pare abbia scelto questa ritagli di stampa, mi pare che corrisponda a un criterio molto semplice, quello di scegliere un argomento che viene cancellato dal resto dell'informazione, o peggio, manipolato dal resto dell'informazione per dare della questione una visione parziale e disposta e parziale e distorta, corrispondente a interessi particolari. Io dirò solo una cosa su questo, che innanzitutto si è lasciato attraverso le metastasi di cui il sistema partitocratico è maestro, il sistema dei finanziamenti dell'editoria non solo è diventato incontrollabile, non solo è diventato discrezionale in maniera assoluta come prima non era, ma per esempio attraverso il sistema dei finanziamenti, del finanziamento da parte di parlamentari, che è stata appunto una metastatizzazione, non so se si può dire in termini medici questa cosa, del finanziamento pubblico dell'editoria di partito, praticamente si è creata una distorsione incontrollabile del sistema iniziale. Allora mi pare che qui siano due le questioni in gioco, che una da una parte è la difesa di un certo tipo di stampa locale, e qui voglio dire dell'anticlericale, che sicuramente, siccome parla di stampa locale, uno dei filoni della stampa locale è proprio quello ecclesiastico. E non è che, però, mi guarderei bene, da liberale quale sono, di dire che questa presenza della stampa debba essere tagliata fuori perché io sono anticlericale. Quindi il primo problema è quello della stampa locale. E il secondo aspetto è quello di un certo tipo di stampa che non avrebbe possibilità di sopravvivenza, cioè che sarebbe tagliata fuori dall'informazione. È il caso del Riformista, è il caso, del Manifesto in primo luogo, perché è il primo che ci viene per la sua storia alla mente, ma è il Manifesto anche. Io ricordo che quando si discusse l'alternativa al finanziamento pubblico dei partiti, la proposta che io feci prevedeva l'assegnazione ai partiti di spazi televisivi assicurati anche a tarda notte, perché attraverso di essi poteva avvenire sia la pubblicizzazione dei giornali di partito, sia la pubblicizzazione delle assemblee, delle attività, delle iniziative, delle manifestazioni che i partiti mettevano in atto o volevano pubblicizzare. Questi erano i canali. E l'altra formula, perché allora non c'era ancora il web, non c'era ancora altre cose, era appunto quella
della stampa di partito, perché volevo la finanza, proponevo forme di non di finanziamento degli apparati dei partiti, ma forme di finanziamento dell'attività politica.